Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. L'ultima volta ci siamo lasciati che siamo arrivati sostanzialmente al belvedere di Castellammare del Golfo. Oggi quindi torniamo per il nostro tour, appunto la scoperta della Sicilia, e se avete voglia quindi di andare a scoprire posti fantastici, continuate a seguirci, chiaramente iscrivetevi al canale attivate subito la campanellina per le notifiche, altrimenti vi perderete comunque i nostri video. Detto questo, sigla e ci immergiamo nel video. Finalmente! Vediamo, vediamo qua. Esatto, perfetto. Una mia laurea di Noi siamo. sfondo. Noi siamo. Noi! Fantastico. Neanche, però vabbè. Ora valutiamo l'acqua della fontanella perché ci dicono dalla regia che forse sia molto fresca. Raga, tra l'altro io non vengo qui da un po', però qui sulla destra c'è una parte bellissima con tutto il belvedere. Fantastico veramente. Esatto. Gli hanno fatto un muro, quindi niente belvedere. Questo credo che ci sia abbastanza fame, perché è l'una, eh? 1:25. Che cazzo è? 1:20. Vabbè, E quindi siamo affamati. C'è andiamo. qualcosa? Ragazzi, siamo arrivati in teoria al posto dove mangiare. Ora vi faccio vedere. E forse non sembra dalle riprese, ma c'erano circa 20 persone in coda. Quindi la cosa migliore da fare in questo caso era girare i tacchi e andare da qualche altra parte. Guarda! Arriviamo quindi in questa magnifica piazza in cui troviamo effettivamente poi anche tanti posti dove poter mangiare e quindi ci siamo fermati qui. Ok, va bene, allora si parte. Allora ragazzi, noi in tutto questo ci eravamo fermati in uno dei varissimi ristoranti, ci siamo magnati un bel po' di pane cunzato, noi mi l'ha pure lasciato, vero? Brava, perché era bello bello grosso. E adesso ci siamo rimessi in moto, destinazione riserva naturale dello Zingaro, che però ci siamo ricordati che diciamo avesse preso fuoco 2 anni fa, quindi speriamo che sia decente, forse, e in teoria dovrebbe essere anche abbastanza vicino, però adesso stiamo seguendo il GPS, vediamo dove ci fa andare. Guarda però che bello qua il mare. Allora, siamo appena arrivati alla riserva naturale dello Zingaro. Facciamo di vedere questo. Si vede no, già, al contrario. Contrario. Ah, Zingaro! Zingaro. E poi c'è la C'è la mappa. mappa pure, Però bellissima. Ok. Vabbè, loro che ci sono nel video, loro sono al contrario. Nel video al contrario, infatti. Non so fino a che punto possa interessarvi vedere la mappa al contrario, però va bene. Adesso vi faccio vedere qua l'ingresso della riserva. Guardate che bellezza. Questa è soltanto la parte iniziale. Chiaramente vista mare, perché ormai abbiamo capito. Qua siamo alla prima grotta, con tanto di bella vista. Anche per questa bella vista, guardala. Io che sto morendo per colpa praticamente dell'allergia, che oggi c'è una giornata ventosissima. Guarda che carino, non parlo di Francesco. Guardate che carino. Ah, tu sei bellissima, che è diversa. La marcia dello Zingaro, 18 maggio 1980. Entriamo quindi in questa grotta che ci porterà poi finalmente ad esplorare veramente la bellissima riserva naturale dello Zingaro. Farvi vedere la situazione. Guardate Noemi con l'action cam messa sul petto perché è troppo brava, troppo brava. Guardate
Quindi le riprese, se le vedete brutte, quelle con l'action cam è colpa sua, non ve lo scordate. Ok? Ok. Guardate che figata, attenzione, perché io in tutto questo sto sorreggendo il telefono. Guarda che bello! Riservato al personale. Ehi cameraman, alla fine dove stiamo andando? Al museo, andiamo al museo. Signori, quindi oggi visitiamo pure un museo. Non c'era messo nel conto, non sapevamo che ci fosse un museo. Ma adesso lo visitiamo qua. Noemi che oggi si sta dilettando con la ripresa dell'action cazzo, stavo volando. Siamo arrivati al museo, non mi chiedete il museo di che cosa perché museo naturalistico, ho una vista bellissima, ora entriamo e vediamo. Qua siamo nel museo naturalistico, che non so nemmeno se si possa riprendere, tranquilla, non fa niente. Ci abbiamo un sacco di, che cazzo sono ste robe? Argilliti. Ok, quindi sostanzialmente sono, guardate che cosa carinissima. Ragazzi, non si vede dal video, però in fondo c'è una caletta dove le persone si mettono belle tranquille e fanno il bagno in modo spettacolare, ma adesso vi faremo vedere. Guardate che cosa fantastica. Guardate dove siamo. Questa sostanza è una caletta, una delle prime calette tra l'altro, adesso non mi ricordo quali fossero le altre, dove è possibile staziare e farsi il bagno in quest'acqua limpidissima. Sì, come dicevamo poco fa, siamo in questa caletta spettacolare e piangiamo tantissimo perché siamo senza costume, perché e con i pantaloni lunghi. Pantaloni lunghi, senza costume, con le moto, col caldo assurdo e non abbiamo crema, quindi abbiamo anche paura di scottarci in maniera estremamente brutta. Però vabbè, andiamo a vederci bene questa caletta spettacolare, immersa nel cuore della natura. Ragazzi, la voglia di buttarsi e fare un bel bagno fresco è estrema. Estrema veramente. Ragazzi, allora siamo tornati dalla caletta. Porca miseria, siamo che tornati. Allora, cioè che poi non è che siamo arrivati effettivamente sopra, siamo arrivati, diciamo, ecco, siamo tornati al museo naturalistico, dove c'è una bella panchina e ci sediamo un po', mi sa, perché siamo un po' stanchi. Tu come sei? Noemi, che dici tu? Noemi. Lei è Noemi, io sono Lillo. Poi c'è Francesco che stava pure cadendo. Laura ormai non parla più. Allora. Ok, giretta alla riserva, terminato. Prepariamo per tornare finalmente a casuccia dopo una giornata, che ore sono? Circa le 5 e mezza. Ok, facciamo strada? Ok, vamos! Ok, allora, ci dobbiamo fare un pezzettino di enduro per circa 2 minuti. Mamma mia, che bello però! Cioè, ragazzi, guardate che bellezza! Veramente carinissimo! Sì, sì. Molto, molto bello! Ragazzi, dopo una giornata estenuante, direi. Sì, sono circa le 6:30, 7. Non lo so. E dei miei capelli sporchi perché sono stati. Finalmente siamo tornati a casa e adesso ci andiamo a rilassare, direi. Però ti sei divertito almeno? Ci siamo divertiti, abbiamo visto pure bei posti. Guarda così. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Che dire,
Detto onestamente, è stata un'esperienza veramente fantastica. Spero che con questo vlog sia riuscito a trasmettervi almeno un minimo delle emozioni che ho potuto provare, sia andando in moto in quelle strade fantastiche, sia vedendo questi posti veramente, veramente spettacolari, immersi nella natura, e che non si vedono, diciamo, in modo così ordinario. Detto questo, spero nuovamente che il contenuto sia stato di vostro gradimento, e se volete continuare a vedere video di questo tipo, quindi relativo alle esperienze, andando a scoprire posti fantastici, ma anche per avere contenuti relativi al business, continuate a seguirci, lasciate commenti e like, iscrivetevi al canale e ci becchiamo alla prossima.